Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei fare la prova della Yamaha Tenere in fuoristrada. È già diverso tempo che volevo farla, però qui in Lucchesia ha piovuto veramente tantissimo, per cui non è stato possibile. Ecco, le strade erano veramente impraticabili, poi pioveva sempre. Prevedo che questa moto si comporterà molto bene in fuoristrada. Ora andiamola a vedere. Ecco, naturalmente la seduta è una seduta molto appropriata per una guida in fuoristrada, per una guida in piedi. Ecco, come potete vedere, la moto è molto stretta e questo è sicuramente un vantaggio. Qui abbiamo il nostro tappo della benzina, che è qualcosa di obbrobrioso. Qua bisogna assolutamente fare qualcosa, ma al di là di quello, la posizione per il fuoristrada è, che naturalmente è in piedi, è sicuramente positiva. A questo punto partiamo. Qua si parte con la parte in fuoristrada. Per quelli che sono di queste zone, in questo momento qui sono a Tramonte e arriverò fino a Brancoli, naturalmente tutto in fuoristrada. E ora partiamo. Ecco, si nota subito la differenza di peso, con almeno una differenza di peso almeno percepito per quanto riguarda, insomma, il nostro KTM 990, al quale ero abituato. Insomma, questa è una moto che è molto più facile una moto molto più facile da gestire. E molto più sembra molto più leggera, naturalmente. Ecco, lo è, perché ora qui facciamo attenzione a questi con la bicicletta. Ecco, qui ci sentiamo subito di poter anche andare a velocità molto più elevate. Da sicurezza questa moto si guida veramente col pensiero, addirittura è meglio di quello che pensavo. Veramente assomiglia ad una moto, assomiglia. Ora, naturalmente, non andiamo a cercare ora a fare dei raffronti, insomma, troppo spinti con quello che possa essere una moto specialistica, ma sicuramente è una moto che, questa qui, guardatela che traversi che vengano fuori, è una moto che gli assomiglia assolutamente. Ecco, prende le curve, si riesce a curvare in modo veramente semplice, in modo La moto si guida veramente con il pensiero. La gomma è una gomma che esce dalla casa così. Secondo me ha senso provare la moto con le gomme con cui esce dal concessionario. E questo perché? Perché devono essere gomme che naturalmente devono essere impiegate anche nel fuoristrada, sulla strada, perché per arrivare nelle piste bisogna fare anche tanti chilometri sulla strada, per cui devono essere gomme che riescono comunque a percorrere, a fare i chilometri, insomma, sull'asfalto. Ecco, qui vediamo del ghiaccio, qua c'è ancora del bagnato, ma qua un po' scivolosa la faccenda. Ma la moto veramente tende a stare dritta in un modo incredibile. Non me l'aspettavo, ecco, che fosse così stabile. Una moto che su strada è una moto che naturalmente che tende anche lì a star dritta, per cui bisogna essere più energici. Chi considera questo uno svantaggio non capisce assolutamente nulla di moto. Anzi, non è che non capisca nulla di moto, non sa fare a guidarle. Ecco, il problema più che altro è quello, perché se una moto tende a star dritta, sicuramente ha un vantaggio incredibile nel fuoristrada. Infatti lo stiamo vedendo. Qua siamo in un punto anche dove la trazione è veramente minima. Ora stiamo andando in un punto un pochino meglio. Ecco, qua stiamo andando, che paese è quello lì sotto? Non lo so. Comunque la strada è bella, l'ho aspettato un bel po', ma ne è valsa proprio anche la pena. Qua vedete che possiamo riuscire, insomma, qua vedo della velocità 70 all'ora. Vedo che la moto frena molto molto bene. La moto si guida veramente col pensiero. Chi dice che l'enduro non è
una mole moto enduro di oggi non sono in grado di fare fuori strada assolutamente. Non ha provato questa moto perché il freno, ah, però aspettate, io ho fatto ancora, ecco, l'inesperienza, no? Questa è l'inesperienza. Scusate, non ho messo ancora, non ho tolto il freno, porca miseria. Infatti mentre va l'ABS, allora come si fa qui a togliere l'ABS così? Guardiamo se si può fare, mi sa, ecco, ok, off-road. La cosa si può fare anche da motore acceso, per cui è stupendo. Guardate che semplicità, io sto facendo tutto naturalmente sto facendo tutto così in diretta. Qua, da motore acceso si riesce a spengere a disinserire l'ABS. Questa è una cosa veramente stupenda. Infatti ora ero arrivato a fare una frenata un po' più secca, mi è entrata l'ABS, mi ha fatto anche un po' paura sinceramente, però questa è inesperienza mia, perché con l'altra, col KTM 990, levavo un fusibile, per cui ecco, qui abbiamo avuto, ecco, vedete gli smottamenti di cui vi parlavo, di cui purtroppo soffre la mia città, o almeno la zona mia della Garfagnana. Purtroppo in questo momento sta soffrendo tantissimo in questi anni proprio il cambiamento climatico, perché non è naturalmente, non era abituata, insomma, a avere tutta quest'acqua che arriva tutta in una volta, e per cui ci sono questi smottamenti come avete potuto vedere. Ecco, qua sono passato da un punto in cui c'era poca trazione, ecco. Scusate, ancora non sono guarito al 100%, ho preso una tosse che naturalmente la mia figliola mi passa sempre, tutto quello che prende dall'asilo me lo porta e io naturalmente lo prendo sempre immancabilmente. Ecco, potete vedere anche, questa è una bella strada, questa è una strada che facevo spessissimo, non dico tutti i giorni, ma quasi, con il mio cinquantino Caballero, e sinceramente questa moto qui si guida un po' come quello che, come me lo ricorda, ecco, sinceramente se chiudo gli occhi mi sembra di tornare a 14 anni. Naturalmente quando qui si dà gas abbiamo a disposizione un bel po' di potenza che non manca, qui c'è tutta, insomma, motore quattro tempi è tutta un'altra cosa, è anche sinceramente molto più facile da guidare, anche se poi le moto a due tempi sicuramente regalavano delle emozioni che il quattro tempi non riesce a dare, ma sicuramente il quattro tempi sono motori molto più gestibili, ecco, da questo punto di vista non ci sono dubbi. Ora qui stiamo attenti perché abbiamo le gomme sporche e poi abbiamo anche un fondo che veramente è pessimo. Io, visto che ce l'ho, ma accendo anche, qua c'è anche un po' di ghiaccio, ma c'è anche un po' di riscaldamento alle manopole. Quello, quando ero giovane non ce l'avevo, ma è una cosa molto molto comoda. E questa strada, come dicevo, è perfetta, bella asciutta, e la moto, ecco, copre veramente, si guida veramente con il pensiero, ecco, non si fa fatica. Gli ammortizzatori sono qualcosa veramente di molto preciso e direi veramente che la Yamaha ha fatto un lavoro eccezionale. La moto è veramente ben bilanciata, si tende a star dritta, quindi dà molta sicurezza. Ecco, guardate qui proprio anche, yahoo! Guardate anche qui quando il terreno, insomma, si fa più aspro, cioè ci sono più, è più ondulato, ma comunque si riesce veramente a guidare in maniera
Perfetta, ora qui dunque Tubiano Pizzorna, e noi andiamo verso le Pizzorne. Allora Tubiano Pizzorna, vai, andiamo allora verso le Pizzorne. Abbiamo cambiato un po' la strada, quella a cui che volevo fare, ma proprio perché sinceramente non mi, qua sta diventando anche tutto innevato, ma anche perché sinceramente la sto allungando, perché non mi aspettavo che la moto andasse così bene, sinceramente non mi aspettavo veramente. Qua siamo in dei paesaggi veramente spettacolari. Non mi aspettavo, ecco, di poter guidare la moto con tanta facilità, devo essere sincero, in questi, con il KTM facevo più fatica. Questa è una moto che sicuramente si guida in maniera più semplice, almeno così nel fuoristrada, e mentre invece, ecco, naturalmente su strada KTM, ecco, il 990 aveva sicuramente più potenza. Ecco, qua sono in un punto un po' più, non tanto perché sia difficile come strada, cosa succede, ma più che altro per quanto riguarda il fondo, ecco, che se si entra nel bagnato veramente diventa molto scivoloso. Ecco, la moto sinceramente, anche se esageriamo, nel senso si inclina la moto, comunque sia abbiamo una bella presa. Questo è sicuramente dovuto anche proprio alla presa che fa la ruota posteriore. Secondo me, io sinceramente non ricordo neanche di che marca sono le gomme, ma hanno fatto veramente, ora poi ve lo dirò in un secondo momento, ma hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, perché il grip c'è, e per cui quando si dà gas la moto tende a tornare veramente, ora questo lo prendiamo pieno, si tende a, diciamo che appena riprende grip la moto tende a tornare dritta. Ecco, guardate qua giù quanti alberi sono caduti proprio per via di quanto ha piovuto, ecco, in questi giorni. E vai, qua comincia a esserci anche un bel po' di inclinazione. Ecco, cerco di stare anche veloce, perché così ho anche più, oddio, perdo aderenza, così ho anche più, eppla, così ho anche più trazione. Naturalmente queste sono moto che in velocità hanno anche più capacità. Queste gomme sono fantastiche, veramente si riescono a fare questi percorsi, che non sono così facili con moto, insomma, di più di 200 kg, ma si riescono a fare veramente in modo molto semplice, ecco, e anche sicuro. La moto dà tanta sicurezza. Ora c'è anche questo tronco nel mezzo. La strada si fa più tecnica. Ehi, bisogna stare leggeri, pensare leggeri. Epla, epla. Epla. E vai, qui c'è anche un bel po' di salita. Ora qua, porca miseria, manca anche un po' il ok, vai, epla. Vai, e sto prendendo confidenza con quello che è
proprio la moto, ma questa moto potrebbe essere guidata anche a velocità più importanti. Ecco, proprio perché la ciclistica è la ciclistica stessa che lo permette. Ora naturalmente sono arrivato un pizzone, vedete che sono tornato sull'asfalto, e allora mi viene da chiedermi che cosa ci potrebbe essere di più di una moto come questa. Mi viene da chiedermi come sia stato possibile arrivare a costruire, a ideare, a pensare, a progettare una moto e realizzare una moto come questa. È una moto assolutamente, assolutamente fantastica. È una moto alla quale, ora siamo arrivati qua su un pizzorna, vado a prendere un caffè, e questi sono un po' i miei posti, no? E il caffè mi sa che lo prendo un altro giorno, perché qua è tutto spento, no? E giustamente sono qui, è il 31, ora bisogna che vada a casa anch'io a dare una mano in casa per preparare quello che è il cenone. Io per ora vi faccio i miei più sentiti auguri per questo 2020. Spero che possa portarvi tanta felicità, tanta serenità, soprattutto tanti giri in moto. Qui devo stare attento perché qui c'è del ghiaccio, può esserci del ghiaccio. Quando ero che avevo 14-15 anni, proprio in questo punto qui ci sono caduto, proprio perché trovai una lastra di ghiaccio. Oggi il tempo è più clemente, oggi non siamo ancora alle temperature di gennaio-febbraio dove si può incontrare del ghiaccio, ma sicuramente può essere sempre, insomma, il pericolo è sempre dietro l'angolo, ecco, quando siamo su asfalto. Ok, noi ci vediamo alla prossima puntata. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao a tutti!